situazione che era vissuto dopo il famoso incidente, quindi non venne alla Scala quando avevo fece tempo di andare a Verona. E, non c'erano scalini, però c'erano due infermiere vestite da dama della compagnia della regina, che accompagnavano Cristando il Veneto perché acciappavano nello strascico. E lei avanzava con le stampelle, e quindi insomma, diciamo che non era una cosa scenica molto molto divertita. Quindi tutta l'introduzione dell'ultimo atto, lei veniva da sinistra, arrancando, si è piantata al centro proprio, stampella di qua, stampella di là, insomma, sull'attacco, tu che metti con le sue stampelle. Suppongo che tutti siano stati a Verona, non è facile avere silenzio, perché tra i meloni che si rompono, tra le lattine che erano rotole, i commenti, i bambini, eccetera, c'era un silenzio che raramente si è sentito in quel posto, terminato poi con un'ora di Dio. Quindi proprio quel Don Carlo, diciamo, mi evoca parecchie cosette. Molto italiano, dove un po' di tempo fa. Comunque insomma fu quindi è stato un buon cammino a ritroso, cioè hai cominciato a scoprire col disco e poi pian piano ti sei ampliato attraverso il disco o anche attraverso così incontri ravvicinati. E dopo ho cercato di seguirla, ma non era molto... Che differenza c'era, voglio dire, tra ascoltare una voce non per altro, perché io sono sempre stato un grande sostenitore del disco. Così di apprezzare tutte le cose belle che ci sono, ma in un certo senso è anche un ascolto, una visione al microscopio. Tutti i difetti li si vedono, anche perché si sono gli ascolti ripetuti, ma soprattutto però il microfono capta tutto, ecco, il microfono capta i pregi e i difetti senza captare una cosa molto importante che c'è in teatro e che nel caso della cavalleria è importante ricordare, sono quelle voci che viaggiando così tanto, perché sono completamente appoggiato sul fiato, perché corrono, come si dice, negli ambienti grandi gli armonici di ritorno spesso e volentieri coprono alcuni difetti, ammorbidiscono le linee vocali e dando una sensazione diversa rispetto al disco, e però mette in evidenza alcune cose che forse al solo ascolto, proprio perché si è distratti dall'emozione, da tante cose, possono non arrivare subito. E nel caso della cabaret sono tutto l'apparato tecnico, il fascino della voce e certe frasi in cui sembra proprio che si dimentichi di respirare, che abbia un barile di fiato sulla schiena. Che differenza c'è quindi a costruirsi un mito attraverso il disco e a verificarlo casualmente dal vivo? Dunque, hai ragione, perché è vero, è cominciato col disco e si è sostanzialmente sviluppato col disco, perché poi in quegli anni, diciamo dall'83 in poi, non era più così facile sentire la Cavalier nelle grandi opere per le ragioni anche, come dire, che c'era una fase della sua carriera che ha avuto un'evoluzione, come tutte, io sono arrivato un po' tardino rispetto alla Cavalier degli anni d'oro. Però vedi, per esempio... Che vantaggio se vecchi c'è. Però vedi, anche lì, tu te lo ricorderai di sicuro, perché qui alla Scala, mi ricordo un giorno che ero venuto per una Salomè, e doveva cantare Eva Marton, era l'87, me lo ricordo benissimo. Fila lì fuori, erano ancora i miei primi anni che vedevo praticamente tutto, e tipo alle 5:30 arriva la notizia, la Eva Marton ha rinunciato, al suo posto che arriva, puntini puntini, direttamente, credo che fosse arrivata con l'aereo il pomeriggio stesso, quasi, Monserrat Caballé. Ma secondo me Monserrat Caballé entrò, c'è la regia di Wilson, tra l'altro, che è anche abbastanza moderna, quindi anche abbastanza realistica, e lì, come dicevi tu, si mise proprio immobile ed era arrivata tipo 3 ore prima, quindi non dico il tempo di provare, ma neanche di capire cosa doveva cantare. Mi ricordo che lei cominciò e per 2 ore raramente ho sentito alla Scala un'atmosfera del genere, nessuno ha applaudito per 2 ore, alla fine, certo, mi ricordo 20 minuti di trionfo. Non è vero, tra il primo e il secondo atto potevi farlo, c'era come tipo un'attesa di chiuderla, voglio dire, intera. E mi ricordo che alla fine ci fu un'ovazione, ma proprio mi ricordo le facce degli altri in logione emozionati dicendo pazzesco. Quindi è stato un amore nato all'ascolto, ma anche vedendola mi si è confermato. E anche i concerti, insomma, i concerti della Cabaret sono un po' diversi da...
riusciva a comunicare, se vuoi qualche volta un po' baraccona, però trasmetteva feeling anche nei concerti. Mi ricordo una Parma, manca la Scala, cioè c'era proprio, era, non era solo una cantante, aveva qualche cosa che ti trasmetteva, nonostante, come tu ricordassi, non avesse sostanzialmente niente oltre la voce per trasmettere, perché la Cavalier partiva, come dire, un po' in salita rispetto ad altri cantanti che andavano in voga in quel periodo, che era sostanzialmente una bruttarella, cicciona, senza mezzi termini, e che non aveva un grande fascino neanche nel viso. Quindi è tutto merito della voce. È brutto. Quando canta sembra bella. Ha parlato dei concerti. Sì, è cantante. È tenore. Esatto, l'ho sentito. Cioè non basta non cantare, sa cantare. Sì. Ma è anche molto simpatico e anche bravo. Ho sentito, sì, cantare Dun Camara in uno l'altro nell'esilio d'amore. Ecco quando spegnine uno. Quando l'esperienza di sala prova mi ha fatti un paio miracolosi e un paio ancora più miracolosi perché successero diverse cose. In uno era malata, e palesemente malata stavolta, non quando si parla di personalità direi che la personalità viene proprio fuori tutta quanta in un concerto. Un concerto, quello che si è, appare. Ci fu un concerto con Weissenberg, se non ricordo male, in cui entrammo in sala e accanto al pianoforte vedevo una grande sedia nobile. Aia, non c'è qualcosa che non fa. Speriamo che abbia solamente male alle gambe. Invece arrivate, era chiarissimo che aveva qualcosa in gola, per cui riusciva a cantare abbastanza bene. In alto, in basso, era chiaramente molto in difficoltà. A un certo punto fece tutto il programma fino agli ultimi pezzi. Tutti i pezzi erano demoliti ed erano tutti in zona centro grave. Lei le venne fuori e disse: non ce la faccio più. Cioè, fino adesso, come avete notato, in qualche modo ce l'ho fatta perché erano tutti lassù. Adesso che devo scendere, proprio non ce la farei, non ce la farei. Se potete, scusatemi, vado a casa. 35 minuti d'applausi. Allora, 35 minuti d'applausi con la certezza che non avrebbe fatto nessun bis, non sono uno scherzo, vuol dire un grande amore, ma ne aveva fatti tutti i colori la Cavalier alla Scala, eh? Qualcuno forse si ricorda la Turandot, qualcuno si ricorda la Napolena, ecco, raramente bisogna risalire anche qui, bisogna risalire alla Callas per ricordarsi serate così incandescenti, ecco, diciamo così. Serate che si spera non si vedano più, perché è successa anche una discreta disorganizzazione da parte del teatro. Un altro concerto invece ci fu una cosa assolutamente incredibile, perché a un certo punto lei faceva un pezzo spagnolo con le Nacchere. Non so se qualcuno ce l'ha ancora, ma so che non vorrei fare il solito Don Bartolo, il canto dei tempi era un'altra cosa, però insomma certe volte già ti ricordi arrivano. Questo pezzo con le Nacchere, lei faceva un movimento molto molto energico per essere equilibrio e cadde. No, dico, la Cavalier che cade come corpo morto cade. Ci fu proprio un rimbombo. Oh Madonna, si è rotta. Lei non perse il tempo, non perse la nota, proprio la tenne ancora, tirò sulla gambetta già sdraiata. Olè! Questa si chiama personalità, chiamatela come volete, ma insomma, questa è personalità alla quale si finisce con perdonare tutto. E che suscita quindi ammirazioni come quelle che hanno portato a questo libro. Ammirazione che ha condotto anche alla stesura di una cosa abbastanza incredibile. Perché fare una discografia